Raffaele esatto. Gas. Abbiamo bisogno del gas della Russia. Tu sei un ragazzo cattivo, non fa niente. Voglio giocare con la tua Playmobil. Il Nord Stream 2 devi aprire. Non riusciranno a metterci in un angolo. Vogliamo l'apertura del Nord Stream 2. Migliaia di persone in questo piccolo ma fondamentale villaggio tedesco stanno protestando. Siamo sulle rive del Mar Baltico, un posto molto particolare a Lubmin, perché è qui che dopo un percorso di 1222 km dalla Russia arriva il Nord Stream 1, operativo da oltre 10 anni, e il Nord Stream 2, pronto ma mai entrato in funzione. Il gasdotto Nord Stream 1 viene dal Baltico e questa è la stazione di decompressione. Adesso è stato fermato. Se le aziende non hanno gas, noi non abbiamo lavoro e non abbiamo prodotti. Ci sarà una grande crisi economica senza energia. Voi avete ancora centrali nucleari aperte. Cosa ne pensa? Dovrebbero essere tenuti in funzione più a lungo. È stato un errore dismettere tutte le altre centrali nucleari. E vogliamo aprire il Nord Stream 2, che è finito. Te lo mostro. Vedi, il gasdotto arriva dal mare, passa qua sotto e arriva alla stazione di decompressione. È pronto, ma non è mai stato aperto. Avete paura di una deindustrializzazione? Penso di sì, ed è devastante. Aprire il Nord Stream 2 vuol dire anche aiutare la Russia nella guerra contro l'Ucraina? Non credo proprio. Anzi, fare pace con l'Ucraina sarebbe più facile se entrassimo di nuovo in relazione con i russi. Ma cosa ne pensano gli imprenditori? Andiamo dal più importante ristoratore italiano della costa. Quello è il ristorante. Uno dei tanti? Sì. Quanti ne ha? In questo momento sono 5. Quanti dipendenti ha nei vari ristoranti? In tutto saranno 120-140. Com'è la situazione di voi imprenditori in Germania? Fino ad ora non abbiamo visto nessuna difficoltà perché abbiamo dei contratti firmati che scadono tutti il 31 di dicembre. Quindi lei ha pagato tutto quest'anno come l'anno scorso? Sì. Cosa cambia adesso per voi? Che dal primo di gennaio, invece dei 5 centesimi che pagavamo di elettricità, si passa a 68. Quindi 14-15 volte tanto. Sì. Se pagava 1 milione ne pagherà 14. Sì. E di gas? E di gas dei 2 centesimi che pagavamo si parla di 28 centesimi a metro cubo. 14 volte tanto. Cioè differenza di 26 centesimi. E come farete? Le pizze non si faranno il pomeriggio e i forni verranno spenti, ma purtroppo in Germania l'inverno è lungo e il gas serve. Certo, vediamo cosa fa lo Stato tedesco e vediamo che aiuti ci dà. A soffrire non sono solo gli imprenditori tedeschi, ma anche i privati cittadini che avranno un inverno difficile. Dal 1 ottobre entra in vigore la Gasumlage, una sovrattassa sulle bollette con rincari per le famiglie che usano il metano di oltre il 30%. Il governo vuole aiutare le aziende fornitrici di gas che perdono moltissimi soldi e molte dei quali rischiano la bancarotta. Come la Uniper? Uniper è il più grande dei fornitori di metano in Germania. Quotato in borsa? Quotato in borsa e solo nei primi mesi del 2022 ha perso 12 miliardi di euro. Klaus-Dieter Maubach, l'amministratore delegato di Uniper, ha già annunciato che il peggio deve ancora venire perché finché la Russia terrà i rubinetti del gas chiuso, le crisi di liquidità saranno ricorrenti.